Un mese prima di essere ucciso, l'allora prefetto di Palermo, Carlo Alberto Dalla Chiesa, rilasciò un'intervista a Repubblica che oggi peraltro è menzionata in un altro bell'articolo su Repubblica, e Giorgio Bocca gli chiese perché secondo lui era stato ucciso Pio La Torre. Dalla Chiesa ci pensò su e poi disse: per tutta la sua vita, oltre chiaramente per la legge che portava il suo nome, per tutta la sua vita. Ed è a tutta la sua vita che rivolgiamo oggi il nostro ricordo e anche la nostra riflessione. E lo faranno le fondazioni culturali che hanno accolto il nostro invito a organizzare nei prossimi mesi momenti di discussione su singoli aspetti dell'attività di La Torre. Dico questo perché La Torre viene ricordato giustamente per il suo contributo alla lotta contro la mafia e perché fu vittima della criminalità organizzata. Ma non dobbiamo dimenticare che è stato anche dirigente sindacale e dirigente politico a tutto tondo. È stato un meridionalista convinto e anche un uomo di pace. Un uomo di pace. Quando nel 1981 rientrò in Sicilia come segretario regionale del PCI, impegnò se stesso e il suo partito nel movimento in gran parte giovanile contro l'installazione dei missili nella base di Comiso.